Oggi prepariamo insieme i flauti salati, deliziose brioche salate ripiene di prosciutto e formaggio filante, ottime da servire come aperitivo o durante le feste dei bambini. Quindi farina in ciotola, aggiungiamo il lievito, lo zucchero, l'impasto sarà semidolce, le uova e mescoliamo il tutto. Iniziamo ad impastare aggiungendo latte tiepido. Mescoliamo il tutto e continuiamo ad aggiungere latte. Uniamo il sale e mescoliamo ancora per farlo sciogliere. Aggiungiamo tutto il latte. Per ultimo aggiungiamo l'olio extravergine di oliva. Continuiamo quindi a mescolare fino a quando l'olio non sarà del tutto assorbito. Come vedete, l'impasto si realizza in pochissimi minuti. Mescolate ancora. Potete utilizzare il cucchiaio o farlo con le mani e quindi trasferite il composto sul piano di lavoro infarinato e lavoratelo energicamente per qualche minuto. Naturalmente potete realizzare l'impasto anche nella planetaria. Quindi lavorate energicamente fino a quando l'impasto non risulterà liscio, omogeneo ed elastico. Aggiungete farina all'occorrenza, come sempre. Ottenuto il nostro panetto, lo fate riposare per 5 minuti e quindi lo riprendete. E vedrete che come per magia risulterà subito liscio ed omogeneo. Quindi pirlate, lo arrotondate e lo riponete in una ciotola unta d'olio. Coprite con pellicola trasparente e lasciate lievitare fino al raddoppio. Come sempre, i tempi di lievitazione io non posso saperli, dipenderanno dalla temperatura ambiente in casa vostra e dalla stagione. Quando l'impasto sarà raddoppiato di volume, lo prendete e lo trasferite sul piano di lavoro infarinato. Così. Quindi prima con le mani e poi col mattarello infarinato lo stendete. Dovrete ricavare un rettangolo. Ecco, dovete ricavare appunto un rettangolo di 1 cm di spessore. A questo punto, con una rotella taglia a pizza, ricavate 9 flauti, 9 o più flauti a seconda della grandezza, dei vostri flauti che vorrete realizzare. Praticate dei tagli su ogni flauto. Ora io sto facendo a favore di camera con la mano sinistra, ma io non sono mancina. Quindi sembra un po' un'imbranata, però è così. Quindi ecco, praticate dei tagli che daranno la forma caratteristica del flauto. Quindi farcite con quello che più preferite. Io ho scelto prosciutto cotto e fontina e arrotolate. Ecco, rivediamo. Prosciutto, fontina, richiudete i bordi, in modo che durante la cottura il formaggio non fuoriesca, arrotolate. Ecco, fate in modo che i lembi tagliati si ritrovino sotto al flauto. Quindi continuate fino a farcire tutti i flauti. Come vedete è molto semplice. Fatto. Eccolo qui. Disponete i flauti su una teglia ricoperta di carta forno e lasciate lievitare ancora per 30-45 minuti, sempre a seconda della temperatura ambiente in casa vostra. Ecco, questi sono già rilievitati. A questo punto spennellate e lucidate i flauti con un composto fatto di tuorlo e latte.
Aggiungete quindi dei semini. Io ho aggiunto il sesamo, ma potete aggiungere i semi di lino o i semi di papavero. E quindi infornate a 180 gradi statico per circa 15-20 minuti. Ed ecco, i nostri flauti sono pronti. Li lasciamo intiepidire prima di servirli. Non sono bellissimi? Ed eccoli qui. Proviamo a tagliarne uno e vediamo come sono venuti. Spero che anche questa video ricetta vi sia piaciuta. Alla prossima, ciao! E che bellezza! Non vi è venuta l'acquolina? Ciao!